come sempre diciamo che ci piacciono le sfide, ci piacciono le novità. Un grande ringraziamento al professor Seghetti che raccoglie le mie idee e che poi le attua. Pergolone è l'unica uva, una delle poche uva da tavola in Italia, doppia attitudine, uva da tavola, che sostengo da tempo ha fatto la ricchezza del nostro territorio ortonese, Tollo, Crecchio, dove c'erano tantissime migliaia di ettari di questo vigneto impiantato a Pergolone ed era uva da tavola. Poi grazie al compianto Carmine Festa ci fu la possibilità dell'attitudine a fare fino a 100 quintali per ettaro, a dedicarlo alla vinificazione. E grande uva, grande resa, grande ricchezza, ho pensato di scoprirlo per farci sicuramente un vino interessante, sicuramente se ne parlerà, un vino liquoroso, e ci mettiamo in gioco. E per il primo anno, prima prova, sono molto soddisfatto del prodotto e poi vediamo cosa ne pensano i nostri wine lovers, i ristoratori e tutte le persone che circolano intorno al mondo del vino. Per poter, questa è una sfida, perché secondo me più che impiantare il Pinot Grigio, forse tornare alla riscoperta dei nostri valori, forse ci potrebbe dare qualcosa in più. Professor Leonardo Seghetti, gli chiediamo di darci un suo parere tecnico su questa scelta, che è una scelta, diciamo così, di cuore, di spirito, un recupero di tradizione. Sicuramente è la salvaguardia di un vitigno che ha dato tanta ricchezza a questi territori. Ogni famiglia lavorava con il pergolone, da questi territori partivano tanti vagoni d'uva, tant'è vero che nella brochure che presentiamo anche questa sera, un documento ottenuto dalla casa d'arte Brandozzi del 1936 ci dice che quest'uva andava un po' in tutta Europa. Improvvisamente negli anni 70 praticamente sparisce, tende a sparire, ma sono stati sempre personaggi di fuori territorio che l'hanno invece valorizzata. Basta pensare a una nota azienda modenese che per sfidare gli Stati Uniti fece il primo vino in lattina con 8 gradi e mezzo di alcol e la base di questo vino era il pergolone. Addirittura questa nota azienda sponsorizzava Gilles Villeneuve e la Ferrari di Formula 1. Professor Angelo Cicchelli, Università d'Annunzio, ci dice adesso qualcosa di molto interessante legato proprio a questo vitigno che a un certo punto colpevolmente, ha detto, è stato abbandonato. È stato un grande vitigno che viene riportato anche nei testi di arboricoltura, per esempio nel testo di Baldini di Bologna si citava l'uva da tavola inizialmente prodotta in provincia di Chieti e quindi tutto il territorio di Ortona, Tollo, a Tendone. Una varietà molto interessante a duplice attitudine, quindi come uva da tavola e poi anche come uva da vino, perché era una varietà che si prestava bene a tagli essendo neutra. Ci sono state anche delle belle pubblicazioni fatte presso il laboratorio chimico provinciale di Pescara ed è una varietà che è andata bene, che ha permesso una forte esportazione dall'ortonese verso i mercati per esempio della Germania, del nord Italia. E siamo tutti un po' orfani di questa tradizione che ha portato anche un ritorno economico e sociale in tutta la zona. E gli imprenditori avevano soldi cash, quindi era un'economia molto florida che aveva anche catalizzato un indotto interessante. C'erano grandi magazzini di lavorazione dell'uva pergolone perché nelle fasi iniziali, almeno negli anni 60-70, nelle aziende veniva effettuata una raccolta, diciamo, grossolana e poi nei magazzini venivano operaie e operai da altre province, da altre regioni a lavorare le cassettine del pergolone di Ortona.